torna la banda di, dei Villanzoni qui a Maestà dell'Isola sulle frequenze di Radio Città. Fratelli di Lecce. Con Mario, con Max e senza finalmente quella capra cotta di Gerardo che avete sentito quella vocina stridula citare, esatto. Alfaheme dicendo Alfa che Heme. Lui non stava seguendo la puntata. Continuate a scriverci sul numero WhatsApp 349-377-6763 perché a breve leggeremo tutti quanti i commenti, sia quelli scritti che audio. Ma intanto, come abbiamo iniziato la trasmissione facendo sentire l'extra in quel di Reggio Calabria, o meglio verso Reggio Calabria, andiamo anche noi, proseguiamo anche noi verso Reggio Calabria. Abbiamo in collegamento e lo ringraziamo Paolo Ficara del ildispaccio.it dalla redazione di Reggio Calabria. Buon Salve pomeriggio Paolo. Ciao, un saluto a tutti, grazie a voi. Allora Paolo, la regina cade in quel di Ischia, diciamo molti pensavano ad una regina, probabilmente vedendo anche il blasone della squadra dello Stretto, importante, invece a naspare nelle ultime posizioni della classifica. Che sta succedendo a Reggio? Succede che la regina cade un po' dappertutto. Ho sviluppato una mia idea, ovvero che i punti inizialmente raccolti dagli Amaranto siano stati proprio frutto del blasone, perché magari all'inizio campionato alcune formazioni ci rispettavano anche troppo per quello che è l'attuale potenziale dell'organico, proprio perché c'è il nome di mezzo, ci sono 9 campionati di Serie A disputati tutto sommato in epoca recente. E finito questo effetto, gli avversari hanno cominciato a capire che la regina presenta buchi in ogni reparto in pratica, e di conseguenza ne hanno approfittato. E credo ovviamente che sia successo anche qualche altra cosa all'interno, tant'è vero che l'allenatore Francesco Cozza si è ridotto a dimettersi, a rassegnare le dimissioni dopo la sconfitta con la Salernitana, perché è stato un po' strano. La regina ne ha preso 4 sberle alla Lamezia, ha perso sul campo del Melfi, sul campo di una squadra che fino a quel momento non aveva mai vinto una partita in campionato, poi perde di misura in casa contro la Salernitana, che assieme al Benevento si sta giocando la promozione diretta, anche assieme alla Juve Stabia, e il tecnico fa un passo indietro. Sicuramente c'è qualcosa che non torna, c'è qualcosa di strano che è successo all'interno, ci sarà un po' di maretta nello spogliatoio, e credo che siano tutti i discorsi che fanno capo ad un'unica persona, ovvero il presidente Lillo Foti. Ecco. Senti, ma neanche il cambio di allenatore quindi è servito a dare un po' di a rinvigorire un po' la regina, anche perché inizialmente come sostituto di Cozza, se non sbaglio, era stato scelto Mozart, poi la società ha dovuto ripiegare su Tortelli. Cosa è successo nello specifico? È successo che Mozart è iscritto al corso per diventare allenatore di terza categoria, di conseguenza non è neanche possibile chiedere una deroga. E adesso insomma, sappiamo che Mozart all'interno dello staff tecnico, ci sono allenamenti a porte chiuse, è una situazione anche questa che non quadra. Tortelli, per carità, persona molto preparata e degna di qualsiasi tipo di rispetto dal punto di vista professionale, si trovava alla Sant'Agata come figura di supporto all'attività del settore giovanile, è provvisto di patentino di prima categoria. Sappiamo che il presidente stravede per Mozart, ora non so se da dietro le quinte, comunque sono discorsi che lasciano il tempo che trovano. Sta di fatto che Cozza si è dimesso, deve ancora spiegare i motivi delle sue dimissioni, perché lo ha fatto così in fretta e furia dopo quella sconfitta con la Salernitana, e penso che siano davvero tanti i motivi che Cozza debba svelare. Forse prima lo fa meglio è, perché forse solo lui, ora che dall'esterno, può dare una mano all'ambiente amaranto, all'ambiente della regina, per riuscire a scuotere una squadra che comunque è stata colpita da episodi negativi. Uno era molto prevedibile, ovvero una penalizzazione che attualmente ammonta a 4 punti, ma che è destinata a crescere. Paolo, perdonami, una squadra molto giovane da quello che ci pare di vedere, e soprattutto un Granillo che nelle ultime uscite non è più quella bolgia che insomma noi abbiamo conosciuto, quantomeno vedendola in televisione. Reggio come si comporta nei confronti della sua squadra, che comunque è un tutt'uno, un po' come diciamo in ogni realtà del sud, cioè troveremo uno stadio caldo oppure ci sarà una sparuta rappresentanza dei tifosi di casa? Reggio si è comportata anche troppo bene nei confronti di una squadra che sta regalando tra virgolette soltanto delusioni negli ultimi anni, squadra e società. La tifoseria si è divisa, nel senso che si è scisso così quello che era il gruppo unico
di Ultras in occasione del derby col Messina, la terza giornata di campionato, c'è stata, non chiamiamola spaccatura, ma c'è stata comunque una divisione con i tifosi, chiamiamoli di vecchia data, che hanno preferito spostarsi in un altro settore dello stadio. Fino alla partita con la Lamezia c'è stato il massimo sostegno, anche dopo quel 4-0, e poi nella gara interna con l'Aversa Normanna il pubblico ha partecipato. È normale che nel momento in cui non riesce a battere neanche l'Aversa Normanna, qualche contestazione ti arriva. Da quell'istante la società ha deciso prima di effettuare un ritiro in provincia di Cosenza, poi di allenarsi a porte chiuse. Mi risulta che comunque almeno una volta qualche gruppo organizzato si sia presentato al centro sportivo, non dico per contestare, ma almeno per scuotere la squadra. E fin qua è una piazza che registra un certo livello di disaffezione e di distacco nei confronti delle sorti di una regina che è stato l'emblema della città per tanti anni, per tanti decenni, oserei dire, ma che in questo momento vuoi soprattutto per l'atteggiamento del presidente Foti, che tende a tenere lontane le altre componenti che non siano lui stesso, la famiglia, vuoi soprattutto per questi elementi, la tifoseria si è un po' scocciata, insomma, di tutte queste situazioni. Comunque la squadra per il momento non è ancora da sola, un briciolo di sostegno ancora c'è. Senti Paolo, ai problemi che ci hai descritto in maniera brillante in apertura si aggiungono anche parecchie assenze che stanno un po' condizionando il lavoro del nuovo allenatore. Se non sbaglio, sabato avrete tre squalificati e in più c'è qualche infortunato che non si sa se riuscirà a recuperare. Com'è la situazione da questo punto di vista? Sì, Rizzo e Dall'Oglio sono due centrocampisti che forse fanno gola anche a diverse squadre di Serie B, ma sono finiti nel mirino delle critiche per le ultime prestazioni sicuramente poco esaltanti. Sono stati, diciamolo chiaramente, anche accusati di scarso impegno. Mancheranno entrambi contro il Benevento, quindi capiremo se il problema a centrocampo era rappresentato dalla scarsa voglia di Rizzo e Dall'Oglio oppure se ci sono altre problematiche. Di rilievo l'assenza di Lorenzo, ritornerà Enzo Camilleri, che ha saltato le ultime partite per infortunio, aveva rimediato uno stiramento, quindi tornerà a disposizione proprio contro il Benevento. Sono ancora da valutare le condizioni dell'altro centrocampista Armellino, un settore, quello nevralgico, in cui Tortelli e il resto dello staff tecnico dovranno, credo, inventarsi qualcosa. Fritz e Dall'Oglio abbiamo detto, aggiungiamo che Maita mi risulta sia finito fuori rosa, forse per problemi disciplinari dopo la sconfitta di Ischia. Di conseguenza ci sono due assenti certi, uno praticamente scontato che è Maida e un altro centrocampista in dubbio che è Armellino, considerato che si era deciso di passare ad un 4-4-2 rispetto al 4-3-3 che presentava Cozza fino ad un paio di settimane fa. È normale che c'è da inventarsi proprio un reparto, da trovare ex novo degli interpreti, dato che o gli arbitri o comunque espulsioni che ci stavano, oppure insomma altre situazioni forse anche disciplinari, hanno un po' ridotto all'osso, ecco, le scelte per quanto riguarda la regina. Senti, anche l'ex Benevento Alessio Viola è finito fuori rosso, giusto? No, Alessio Viola per una settimana assieme a Di Michele, sì, possiamo dire che era finito fuori rosso, diciamo che erano stati esclusi da una lista di convocati che partiva, credo, per la trasferta di Melfi, sì, dopo la gara con l'Aversa Normanna c'è stato un ritiro in provincia di Cosenza che è durato quasi una settimana. Da questo ritiro sono stati esclusi per scelta societaria sia Alessio Viola che Davide Di Michele, nonché un altro giovane centrocampista, anche lui oggetto di uno strano ostracismo nelle ultime settimane, che è il talentuoso Marco Condemi. Vi segnalo questo ragazzo di 19 anni. Alessio, paradossalmente, nonostante sia un cannoniere per la Serie C, voglio dire, a Benevento sicuramente non ha avuto fortuna, però il curriculum parla chiaro: nelle ultime due annate, due promozioni, una a Frosinone e una a Carpi, si dava per scontato che trovasse spazio almeno quest'anno, almeno in Serie C, con la maglia della regina. Invece, se si va a guardare un po' il bilancio, una sola partita da titolare alla testa di campionato contro il Messina, per il resto soltanto spezzoni, qualche volta è subentrato al 46esimo, ha un po' patito la concorrenza di un Masini che comunque ha il suo stesso score realizzativo, ovvero 0 gol, e quindi anche questa è una delle tante situazioni molto strane dell'attuale annata della regina, un'annata che purtroppo somiglia tantissimo a quella dell'anno scorso, è cambiata solo la categoria, speriamo non deve cambiare di nuovo
termine di questa stagione. Va bene Paolo, noi ti ringraziamo nel ricordare anche che Benevento e Regina non si incontrano insomma da un po' di tempo, però tra le due società si sono intrattenuti rapporti che purtroppo hanno visto spesso il Benevento prendere dei bidoni, ahimè. Quindi speriamo insomma che possiate ricordarvene e concederci qualcosina, dato che veniamo dalla sconfitta con il Lecce. Beh dai, con Lucioni penso che vi siete rifatti. Va bene, almeno quello. Ti ringraziamo, buon pomeriggio e buon lavoro. Grazie a voi, un saluto. Ciao. Ciao Paolo. Allora, torniamo in musica, diretta. Che dici? Sì, musica, maestro. Stavo pensando che tra Regina e Benevento, forse 11 titolari li appariamo, come si dice la nostra forza, se andiamo a sommare tra infortuni e tutto il resto. Allora, torniamo subito dopo il pezzo che Mario adesso dai, ci questa annuncia. La Spencer Davis Group lo puoi annunciare. Spencer Davis Group è facilissima. Give me some love. Con il numero WhatsApp 349-377-6763, vai Mario. Give me some love. Give me some love. Spencer? Tracy. Non apprezzare la playlist che come c'ha... si chiama sto pezzo? Cioè... Give me some love. Give me some love. Anche se preferisco la versione dei Blues Brothers, che è postuma, diciamo, la versione originale. Sì, mi piace di più. Le debole. So tutte. Ho tra l'altro, debole oggi è il compleanno dello storico bassista della Blues Brothers Band. Sì. Sai? Sì, sì. Ammazzo, tutte le sai. Allora andiamo sulla pagina WhatsApp, come l'ho ribattezzata. Ecco, ricordo il numero 349. Non no, non esiste. 349-377-6763. Ci scrive Massimo Vitiello da Arezzo, un aficionado come Alfaeme. Ieri la squadra era stanca anche fisicamente, colpa di una panchina corta voluta da Brini, poi il capolavoro della sostituzione di Vitiello con Mazzeo. Brini ha molte colpe secondo me, comunque avanti, il campionato è ancora lungo. Ci scrive anche Pasquale Ciambriello, ripartiamo dagli ecco. Assolutamente, ripartiamo dagli ultimi 10 minuti della partita di ieri. Un abbraccio forte a tutti, in particolare a Gerardo, perché l'ultima volta l'ha cazziato, dice, in modo particolare visto che è assente, meno male, aggiungiamo noi. Ci scrivono anche da Lecce. Fratelli di Lecce, ci scrive Alessandro e dice: salve, ho trovato il tuo numero curiosando sui gruppi Facebook. Vabbè, mi sono permesso di mandare questo messaggio. Sinceramente, dopo Salerno, oggi abbiamo dimostrato a Benevento di essere la squadra più forte del campionato. Il nostro problema è che a volte prendiamo sotto gamba le partite e allora escono risultati un po' deludenti. Ovviamente il Benevento, secondo me, dispone dell'attacco più forte della Serie C, proprio dove noi pecchiamo un po'. Tutti i torti non ce l'ha. Sarà un campionato lunghissimo e difficilissimo. Chi vincerà lo vincerà alla fine. Direi comunque più Benevento che
e Salernitana. Comunque lotta tra noi tre, che vinca il migliore. Mi auguro comunque di rivederci in B, noi due. Saluti. Salutiamo Alessandro da Lecce. Lecce che in panchina ha lasciato Boiasino, se non sbaglio, e anche Miccoli. Ha lasciato anche Miccoli. Titolari in qualsiasi squadra, anche in Serie B, credo. Ci scrivono anche Danilo e Ilario. Vorrei fare il mio dai dai allo speaker del Vigorito. Ecco. Aia, lo tiriamo in ballo noi. Perché aspetta che gli metto il sottofondo allora. Sì, vai. Sì. Dai, perfetto, certo, se lo merita. Allora, vorrei fare il mio dai dai allo speaker del Vigorito, perché non azzecca mai il compleanno di chiunque. Pensate, io sono nato a maggio e mi hanno fatto gli auguri ieri. E bene, non solo, il compleanno di un mio amico abbonato e non lo hanno proprio menzionato. Ottimo. Ma avanti comunque, strega. Salutiamo Danilo e Ilario. Dai. Mamma mia. Santa, guarda. A parte il fatto che ieri hanno sbagliato anche l'uscita dei giocatori che si giravano tipo mondiale. Vabbè, ciao ragazzi, ho l'abbonamento per il settore distinti. Vabbè, se n'è andato in curva, ci chiedeva se era possibile col diritto di prelazione andare in un altro settore, che lui aveva l'abbonamento nei distinti, perché purtroppo è stata una polemica questa qui della settimana, dove hanno indetto la giornata giallorossa senza abbassare i prezzi. Diciamo insomma che alla fine si va comunque allo stadio, cerchiamo di non fare problemi ulteriori. 4.500 spettatori, di cui un centinaio da Lecce, però ricordiamo che a Lecce non hanno almeno la curva, non ha la tessera del tifoso, quindi insomma erano tifosi si contano tesserati. Sulle dita di una mano i tesserati. Anche perché il Benevento non ha adottato il porto amico, quindi no, erano infatti tutti tesserati. Ci scrive anche Angela 68, sono a Benevento e vengo sempre allo stadio, anche qualche volta in trasferta. Brava. Salutiamo Angela, che giustamente da donna insomma va incoraggiata a seguire le sorti della squadra beneventana. Max, gli ultimi minuti, non abbiamo affrontato il discorso dell'arbitraggio, perché so che è un discorso che a te non piace particolarmente, però c'è da dire che ieri l'arbitro ad un certo punto, non dico che ha indirizzato la partita, perché assolutamente questo non deve diventare un alibi. Ne ha fatte, attenzione, non facciamo passare l'alibi che gli arbitri ce l'hanno con noi, perché altrimenti poi non ci possiamo lamentare se la squadra va in campo nervoso, che quindi stiamo tranquilli. Valutiamo però l'aspetto che dopo Pagani, che dove è stato annullato un gol regolarissimo a chi? Alfa-Heme. No, l'ho detto male. Alfa-Heme. Vedete, Alfa-Heme. Questo è proprio secondo me la posizione di Gerardo, perché sì, il fatto per che dire Alfa-Heme. Ieri invece un rigore negato dei due, insomma, che il Benevento ha richiesto a gran voce. Sulla forbice almeno, di Scognamiglio. Sì, in uno almeno c'era sicuramente, perché foto tra l'altro fatta da Taddeo per 8 pagine, è stata pubblicata, insomma girava anche sui vari siti, dove il difensore del Lecce nell'occasione era abruzzese, di cui poi dopo ne è uscita anche una bella, lasciamo stare, stendiamo un velo pietoso sia sketch, sull'episodio del rigore, un bello sketch in sala stampa, non possiamo dirlo, avessimo avuto l'audio l'avremmo messo, bellissimo, diciamo che è rigore tutta la vita, perché sì, prende sì, il pallone con la mano, per quanto insomma abbastanza ravvicinato, ma però è palese, è molto netto, palese, netto ma anche altri episodi comunque sono stati abbastanza discutibili. Lo speaker dello stadio mi ha appena invitato a un evento, ve lo volevo dire. Quale? I mortacci tua? Più o meno sì. Cioè ci invita ad andare tutti, esatto, a fare beatamente nel... Allora, Mario, cosa abbiamo? Andiamo verso la nostra rubrica più quella importante, che fa tremare grandi e piccini. Fa tremare le gonadi. C'era l'ospite da casa che voleva intervenire. Ah, giusto. Chi? Quello che non ci segue, che glielo dicono gli amici. Aspetta che mi hanno mandato... sarà lui. Mi hanno mandato un audio. Mandiamo l'audio senza come censura. Viene? Vai. E andiamo. È vero, stacca. Era uno stato che Mughini definirebbe l'alfale, simbolo, emblema di questa cosa. E ieri ho sentito questa notizia dei due Ale e Franz, uno nella curva del Milan e uno nella curva dell'Inter, che lanciavano i cori. No, dai. Dai, non ce la fa mancare. Ma non dai, ce la fa neanche, manca a dire. Ha ragione. Allora, però, derby dai, di Milan-Inter, Ale che France, ha visto, che diciamo, ha visto grandi giocatori. Ieri, tra l'altro, vedeva come due capitani, da una parte Mexes e dall'altra Ranocchia. Dai. Ma gol decisivo di Joe Lobi. Ma cosa è diventato il calcio? La giungla. Cazzo. Il buon Malesani. A chi tocca? Tocca a Max. Vai, Max. Così, a bruciapelo. Tu dai. Restando in tema con Milano, il derby, no, io invece... Aridanghete. Ce l'ho con un tifoso giallorosso. Bravo. Che viene da Milano, e che ieri pomeriggio al termine della partita si è reso protagonista di uno squallido teatrino in tribuna. È iniziato a inveire contro i beneventani. Che bello.
a suo dire colpevoli di aver gufato la squadra, di aver esultato per la sconfitta del Benevento. Addirittura sono dovuti intervenire gli steward per cercare di calmarlo. La Madonna. Ha cercato continuamente la rissa, insomma. È venuto qui. Ecco, è venuto se, ci hanno se, dove, se dovete fare 800 km per venire a fare a i bulli, insomma, restate a casa. E quindi che cosa gli diciamo? Dai, a te tutta Milano, calmi, dai, calmi. Prego Dedino. Invece mio dai dai purtroppo è nuovamente per il raccattapalle del Ciro Vigorito. Sempre loro. Mentre nella partita con la Casertana vincevamo un derby ed erano particolarmente solerti nel cedere il pallone all'avversario di turno, ieri invece si sono completamente addormentati. Che bello. Cioè ad un certo punto, mentre noi cercavamo un insperato recupero su Lecce, tenevano il pallone, neanche fossimo in quel di Cava dei Tirreni o di Nocera, sì. Tant'è che Padella ad uno di questi, tra l'altro più volte, gli ha descritto nei dettagli l'organo riproduttivo della mamma. credo proprio di sì. Quindi mi invito di nuovo, dato che ci registrate e poi dopo sbobinate le puntate, neanche fosse voi dei novelli, ecco, studenti universitari, dico, dai, andate da chi di dovere, dai, che gestisce i bambini, dai, i poveri bambini, racchetta bella, e dai, e regolatevi. Ma allora un po' aveva, conseguenze. Aveva ragione quel tifoso di Milano, no? Probabilmente cioè, sì, invece, ce l'aveva. Vi ricordiamo anche, prima della chiusura, intanto c'è avrei anche WhatsApp. Un dai comunque, se oh vuole. Perdonami, no, direttore, figurati. Per carità, no? Il mio dai è velocissimo e breve. Rapido. Ed è per la società Benevento Calcio S.p.A. Ecco, scusami, mi cospargo la testa di capo di cenere, bravo, esatto, perché da 30 anni esiste ormai Radio Città Benevento, da altrettanti seguiamo le sorti del Benevento Calcio. Il fondatore di questa emittente, ovvero mio padre, da sempre segue le vicissitudini degli stregoni giallorossi, e dopo tanti anni di circo equestre, la società Benevento Calcio, senza una motivazione giusta, ha deciso di non accreditare un nostro giornalista per la sala stampa e anche per lo stadio. Ma qui, più che quindi, dai. Qui è, no, non mi viene nemmeno da dire dai, ho anche fermato la musica, ma rendetevi conto che poi qualcuno viene tacciato di avvelenare l'ambiente e poi succedono queste cose. E va bene, ecco. Anzi va male. Ed è per questo si è perso il Benevento, ci tengo a dire. Oh. Mario ci ha messo del suo. No, ci per l'amor di Dio, ti fatto come sempre. Ci scrive Alberto De Toma, sempre sul numero WhatsApp. Ragazzi, l'audio della conferenza stampa di Abruzzese c'è. Ho fatto anche un articolo su saniosport.it, quindi andatevi a vedere l'audio. Andate a vedere l'articolo, soprattutto di Alberto, e andate a sentire l'audio della conferenza dove memorabile, c'è un memorabile, piccolissimo passaggio. Fantastico. Dove si contesta un brazzo, si contesta sì, proprio ad Abruzzese, il fatto della questione del rigore. Lui non ricordava se avesse preso Max la mano o la testa. Esatto. Sì. Ricordiamo anche e ha fatto che... una similitudine meravigliosa. Sì, perfetto, andate, ripeto, saniosport.it, andate, esatto, a cercare l'audio. La chiosa, vai. Dicevamo, oggi apre lo store del Benevento Calcio in Corso Vittorio Emanuele, quindi per tutti quanti quelli che ci hanno scritto nei mesi sulla pagina dove posso trovare il completino, dove posso trovare la tuta del Benevento, oggi finalmente apre lo store del Benevento Calcio in Corso Vittorio Emanuele, per chi come me non fosse particolarmente bravo a fianco a Pica, alla pizzeria Pica, quindi andate a mangiare un calzone, dopodiché comprate con le mani un calzone del Benevento. Anche questa l'abbiamo, come si suol dire, ma devo dire, sfangata. Una delle puntate più belle che io ricordi. Ma assolutamente, nonostante la sconfitta, soprattutto è filato tutto liscio. Siamo larghi. Sì. Possiamo, insomma, anche salutare con calma. Ma assolutamente. Che non c'è Gerardo che fa ciao, eccetera, eccetera. Direttore, io la saluto, la ringrazio per la collaborazione. Si figuri. Io vi aspetto oggi alle 17, che c'è RCP dedicato al cinema con Maria Laura Simeone e il nostro straordinario Umberto Rinaldi. Grazie, sicuramente ci sintonizzeremo. Quanti giorni manca da Natale? A Natale mancano 30 giorni. Oggi è 24, esatto. Max, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi, ragazzi. Buon pomeriggio. Dalla truppa dei Villanzoni Mai Stati Lì, buon pomeriggio, sipario. Meno male. Ho convinto anche questo. Dal Brenner a qua è il sesto controllore che convinco. Non ce la faccio più. Ma devi andare molto lontano? A Reggio Calabria, se mi regge il culo.